La giornata. Cosa c'è da sapere? Aerei e carri armati, ecco cosa serve all'Ucraina. Il presidente Zelensky, in un'intervista ai media russi, accusa l'Occidente di non avere coraggio. I colloqui diplomatici si spostano in Turchia. L'Europa critica con Biden per le parole usate contro Putin, ridimensionate dall'amministrazione americana. Spese militari si tratta, a Conte, non voglio la crisi. Tra oggi e domani potrebbe vedere Draghi. È lunedì 28 marzo, 33esimo giorno di guerra. Io sono Laura Pertici, questa è la giornata di Repubblica. Il presidente ucraino Zelensky accusa gli alleati di non avere abbastanza coraggio quando si tratta di aiutare Kiev e torna a chiedere di inviare aerei e carri armati. L'Occidente gioca ping pong nel decidere chi dovrebbe mandare i jet. Lo dice in un'intervista ad alcuni giornalisti russi e questa è la notizia nella notizia. Il Cremlino prova a bloccarne la diffusione, non trasmettetela, impone. Ma il sito di opposizione Meduza la pubblica su YouTube. Zelensky in questo dialogo parla di neutralità. La stiamo prendendo seriamente in considerazione. Affronta i concetti di denazificazione e smilitarizzazione. Non ne discutiamo, sono cose assolutamente incomprensibili. Poi risponde sugli attentati sventati. Molte persone sostengono che la mia eliminazione è pianificata. E sulla situazione di Mariupol dice: sta vivendo una catastrofe umanitaria, la città è bloccata, è impossibile portare cibo, acqua e medicine. Penso che ciò che ha detto il presidente della Casa Bianca sia stato un modo di sottolineare semplicemente che Putin non può avere il potere di fare una guerra o impegnarsi in un'aggressione contro l'Ucraina o qualsiasi altro paese. Come sapete, come abbiamo detto ripetutamente, non abbiamo alcuna strategia di cambio di regime, a Mosca o altrove. In questo caso, in qualsiasi caso, spetta al popolo di un paese in questione, al popolo russo. Anthony Blinken, segretario di Stato americano, parla in Israele. Si riferisce all'uscita di Joe Biden di sabato al castello di Varsavia. A dictator! For God's sake, this man cannot remain. È un dittatore. Putin non può restare al potere. Si era lasciato sfuggire il presidente americano dopo averlo definito macellaio, innescando l'immediata reazione di Mosca. È una decisione che spetta ai cittadini russi, non decide lui chi ci governa. Domenica si inserisce Josep Borrell, alto rappresentante per la politica estera dell'Unione. Come UE non stiamo cercando un cambio di regime. Quello che vogliamo nel caso della Russia è impedire che l'aggressione continui e questo è il nostro obiettivo, fermare la guerra di Putin contro l'Ucraina. Diretto il presidente francese Macron. Tout faire pour ne pas que la situation dérape. Je n'utiliserai pas. Bisogna fare di tutto perché la situazione non vada fuori controllo. Non si deve alimentare un'escalation di parole o azioni. Non userei il termine macellaio. Domani si esprime la Commissione Esteri del Senato, qui da noi, sul decreto Ucraina già approvato alla Camera. Giovedì il passaggio complicato in aula. Questa sera vertice di maggioranza per provare ad arrivare preparati. Si comincia a parlare di un'ipotesi fiducia che cancelli tutti gli ordini del giorno. Il canale diplomatico ora si sposta in Turchia, da qui a mercoledì. Dopo l'ennesimo incontro in video call ancora ieri, ecco che le parti si confrontano de visu, grazie a un accordo raggiunto tra il presidente Erdogan e Vladimir Putin. È impossibile che tra Russia e Ucraina possa essere firmato un trattato di pace prima di un ritiro delle forze di Mosca, dice però Zelensky, in quanto i governi terzi, garanti dell'accordo, non firmeranno nulla se abbiamo truppe sul nostro territorio. I profughi sono già 3,8 milioni. Polonia e Germania oggi proporranno di dare 1.000 euro a chi ospita rifugiati nel Consiglio europeo dei ministri degli interni. Sempre in giornata, in qualche modo, riprenderanno le lezioni nelle scuole e nelle università di Kiev. Online, ovviamente. È qui sul Fatto Quotidiano che però lei si opporrà a ulteriori spese militari.
a un incremento massiccio delle spese militari fatto in questo contesto, soprattutto a carico del bilancio nazionale. Queste sono le mie parole, questa è la posizione del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte, capo politico 5 Stelle, in cerca di conferma con la votazione su piattaforma ieri e oggi, sino alle 22. Dopo la querela sulla sua leadership finita in tribunale perché lo scorso agosto non tutti gli iscritti del movimento si erano potuti esprimere sul sì o no all'avvocato del popolo. Il governo, intende Conte, non ci deve mettere davanti al fatto compiuto di un incremento consistente delle spese militari, arrivando al 2% del PIL entro il 2024, come prevedono gli accordi NATO, sottoscritti anche dal Conte Premier, NDR. Questo è un fatto nuovo, dice. L'esecutivo di unità nazionale non è nato per questo, ma per affrontare un'emergenza economica e sociale, ora anche energetica, e poi per attuare il PNRR. E aggiunge, non si può forzare la tempistica ipotizzata 8 anni fa, non può essere un dogma indiscutibile, altrimenti è il governo che si assume la responsabilità di porre in fibrillazione l'azione dell'esecutivo. Il movimento non vuole affatto una crisi di governo. L'ex premier potrebbe incontrare Mario Draghi tra oggi e domani. La giornata è una produzione JD Visual per Repubblica. Sigla e musiche Indie Hub Studio.